Benvenuti Lopetti in questo nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu. Nello scorso episodio abbiamo svegliato i due Snorlax che bloccavano il passaggio. E da qui abbiamo anche catturato uno, che adesso vi mostro. Poi abbiamo fatto anche la dov'è? Eccolo qua. La zona karate, quindi il dojo di Zafferanopoli. Avendo poi in omaggio per aver vinto Hitmonlee. E poi che altro? Non ho mica fatto evolvere Charizard. Ecco, ma quanto è bello, stupendo. Oggi, come vi ho detto nello scorso episodio, andremo a fare ad affrontare la prossima capopalestra, quindi Erika. Che strano, credevo che da qui ci potesse arrivare alla palestra. Io avendo Charizard anche di livello 37... non dovrei essere, diciamo, non dovrei avere problemi. Ok, andiamo qua. Eccolo qua. Il mio Jigglypuff dà una natura decisa, che favorisce l'aumento dell'attacco. Ok. Vuoi si vede la capopalestra Erika? Ti avvido, senza un Pokémon carino non ti faccio entrare, nemmeno se implori. Ne hai uno? Lascia giudicare a me. E Pikachu è abbastanza carino? Un Pikachu. Ma è carinissimo. Oh mamma, è davvero super mega ultra carino. Posso accarezzarlo, posso? Questo Pokémon è un vero amore. E va bene. Mi hai portato un Pokémon carino, uno dei più carini che abbia mai visto ultimamente. Adesso puoi affrontare la palestra di Azzurropoli. Buona fortuna. Allora, andiamo un po' se mi ricordo come funziona. È un labirinto, giusto? Dovrebbe essere tipo essere un labirinto questa palestra. Con poi anche da affrontare ben 7 allenatori. Ah, ma tu sei quello di prima. Ora vedete quanto sono carini i miei Pokémon. L'ammetto che forse avrei dovuto fare evolvere, ciao. Curare la mia squadra. Non tanto per la vita, ma per gli attacchi. Una cosa che faremo proprio anche in questo episodio qua. Batte con la tecnica segreta. Allora vediamo un po' se mi conviene passare per di qua. Allora, il fatto che sia poi uscendo di qua, torno giù di qua, quindi non mi conviene. Quindi devo tornare, devo andare su. Torno vicino oggi e esploreremo anche un po' bene il centro di Azzurropoli. Essendo che ho solo fatto una piccolissima quest così alla veloce. Mi sto proprio annoiando. Nel frattempo ricordo che si avvicina sempre di più giugno, quindi nuovo Nintendo Direct Nintendo. Quindi se c'è la possibilità di fare una live, la farò. Anche perché sicuramente vedremo novità su Luigi's Mansion 2. E poi chissà, magari prima della nuova Nintendo Switch 2, un remake di Twilight Princess, un remake di Wind Waker oppure Ocarina of Time, che non sarebbe affatto male. O anche Majora's Mask.
Devo ancora portare un titolo, devo dire, di Zelda sul canale. Lo porterò. Sicuramente se riesco voglio portarvi perlomeno Trascendo Wind Wake. No, Link Awakening, che in sé lo voglio portare, se no che anche un let's play corto confronto agli altri Zelda. Ma se riesco vorrei almeno portare entro fine anno Link Awakening e poi anche Skyward Sword. E poi cominciare magari l'anno, o finire l'anno con Breath of the Wild. Essendo che quello è un titolo molto lungo, dove e quindi ogni settimana ci saranno poi anche live, una volta a settimana, per il 100%. E tra cui anche recuperare tutti i semi. Che sì, lo voglio fare, perché il 100% per me è importante, il vero 100%, quindi... Noi andiamo avanti con Charizard. E poi guardo il livello dei loro Pokémon confronto al mio. Livello 29, io sono livello 37 o 38. Ok, adesso sì che sono livello 38, ok, benissimo. Adesso mi conviene... Lei ho già... Ti ho già affrontato? Sì, ok. Ci siamo già messi molto bene anche con la palestra. Abbiamo fatto già metà del lavoro. Un attimo. Beh, se volendo qua posso usare la tecnica segreta. Mi sono controllare per di qua, ma non mi sembra ci sia qualcosa. Controlliamo. No? Ok. Eccola qua, capo palestra, Erika. Ok, andiamo avanti. Che con questa allenatrice ce ne mancano ancora tre. E poi abbiamo fatto tutta la palestra, facendo il capo palestra, al 100%. Non ti dire che adesso con il nostro Charizard è devastante. La facciamo in 2 secondi sta palestra. Questo è anche uno dei tanti motivi per cui ho deciso di aspettare... Un attimo, scusate. E ok, stavo dicendo che è uno dei tanti motivi per cui ho deciso di aspettare per farla. Devo dire che adesso poi vedrò anche un attimo come suddivide la, diciamo, la lega. Perché no, sicuramente il campione lo lascerò per ultimo in un video a parte. Devo vedere come gestire il tutto, perché non so se farò tutti i quattro, tutti i super 4 insieme. Quindi devo vedere se farne 2 o 2. Per le tempistiche di dire vediamo quanto tempo ci metto a farne 2. Quindi se riesco le faccio tutte e 4 insieme e poi sarà il campione nell'ultimo episodio. Anche se sì, ci sarà anche un post game, quello poco ma sicuro c'è sempre. Adesso poi sto cercando in giro di farmi scambiare i Pokémon che mi mancano, quindi le esclusive di Let's Go Eevee e anche Mew.
per chi ce l'avesse. E anche un me e un i due Pokémon, quindi Mermetal e Metal, che si potrebbero solo ottenere tramite le Pokémon Go. Li sto anche cercando qua in giro nelle mie zone, ma non riesco ancora a trovarli, quindi ho bisogno di scambi. Perché alla fine non ci sono, diciamo che non ci sono neanche tanti Pokémon da trovare. Sono via solo, facciamo 150, tenendo via Mew. Ok, Bellsprout, di nuovo. Non so io, ma io questo Pokémon l'ho sempre adorato, Bellsprout, perché mi ricordo un sacco quelle piante di Piante contro Zombie. Il gioco, per chi ha capito. Ok, adesso possiamo andare direttamente da lei. Allora, mi conviene passare per... qua. Ah, cosa molto importante, nello scorso episodio abbiamo anche poi ottenuto l'abilità, la tecnica segreta Sol Kanubi, che è molto utile. E presumo torno indietro, quindi di qua. Ed eccoci arrivati dalla capo palestra Erika. Erika. Benvenuto. Che giornata meravigliosa. Non trovi? Si sta benissimo. Oh, accidenti, devo essermi addormentata. Piacere di conoscerti, io sono Erika, la capopalestra di Azzurropoli. Studio l'arte delle composizioni floreali. I miei Pokémon sono tutti tipo erba. Oh, scusa, non avevo capito che volevi sfidarmi. Come desideri, ma ti avverto che non perderò. Oh, Charizard, perderai di sicuro. Considero che in squadra un Tangela, quindi mi servono almeno due colpi per shottarlo. Poi c'ha un Wampibel e un Vileplum. Presumo che in 4 colpi vinciamo. Ah, usi sonnifero, ok. Io uso pure anche una sveglia, tanto non mi interessa. Ah no! Benissimo! Addio Tangela! Intanto una volta averla sconfitta di Drault e la medaglia arcobaleno, quindi la palestra, diranno anche le MT-50 che mega assorbimento, che noi in realtà non ci serve, sennò che Oddish e Grom la conosce già, quindi... Venus livello 34, molto bene. Qui dopo sarebbe l'evoluzione di Grom, che presumo si evolva a momenti, nel senso. E abbiamo vinto. Addio. Ok, Gravel livello 37, molto bene. Wartortle 33.
E bollaraggio la facciamo imparare al posto di morso. Anche se però forse bolla. E ritirata cos'è? Dato che tolgo via questa. Accetto la sconfitta. Sei veramente forte. Si è inventato la medaglia arcobaleno. Eccola qua. Come nell'arcobaleno, i Pokémon fino al livello 50 ricevuti da un altro allenatore seguiranno sempre le tue indicazioni. E poi prendi anche questa, che ti, se ti va. E metti 53 mega assorbimento. Ok, mi ricordavo molto bene. Ok, so posso uscire direttamente da qua, vero? Sì. Perché adesso voglio un attimo al centro di Azzurropoli. A fare alcune cose. E dovrebbe essere questo qua. Giusto? Sì, ok. Allora, qua abbiamo il market, quindi di MT. Che volendo iperraggio è buono, però. Facciamo questa follia, ci compriamo iperraggio. Ormai fatta. Adesso abbiamo sconfitto la capo palestra di Azzurropoli, quindi che possiamo avere anche nel negozio le Ultaball e un sacco di altre cose. Poi io voglio venderti un po' della mia roba, tra cui un sacco di pepite. Quindi abbiamo un'ambra. No, l'ambra antica non posso venderla. E perla. Sono sempre 1000. Ho 5 pepite d'oro. Ok. E credo basta. Sì, ok. Adesso possiamo salire, perché parlando con una, diciamo, un commesso indaffarato, ci potrà dare un certo oggetto. E che piano sono, scusate? Ok, no, sono, è giusto, ok. Oh no, un altro cliente, devo andare in bagno, accidenti. Il mio collega è in ritardo. Se solo ci fosse qualcuno ad aiutarmi, beh, a proposito di aiutare gli altri, tieni. E mettizio te altruismo. Adesso andiamo al piano 4. Anche se non, diciamo, non serve più tanto molto, perché non otterremo credo niente. Gratis, da quello che mi ricordo, però è possibile comprare degli accessori per il nostro Pikachu. Occhiali verdi, dai, perché no? Vediamo come sta. Bellissimo. Ok, quello che abbiamo già fatto anche la quest qua sopra. Quella della bambina che voleva da bere. Quindi noi adesso siamo pronti per andare a Zafferanopoli. A fare, diciamo, una piccola quest. Perché nel prossimo episodio completeremo il Sylph SPA.
Devo dire che sono un po' indeciso se, diciamo, completare un po' al 100% Zafferanopoli, nel senso di prendere anche gli oggetti che ci sono in giro per la città. Anche se non erro, ci dovrebbe solo essere un oggetto che è una difesa speciale Hits. Allora, prima mi guarisco la squadra perché mi serve. Io vi dico, noi stiamo già facendo cose molto più avanti di come sarebbe l'ordine preciso. Volendo, vi dico, prima di andare a Zafferano, perché c'erano altre cose, possiamo già andare a catturare Zapdos nella centrale elettrica. Nella centrale elettrica. Lo faremo fra qualche episodio, credo. E cosa molto importante, andando qua. Non c'è nessuno che mi scambia qualcosa, vero? Ah, sì. Io però non ho Pikachu, è quello il problema. Vabbè, lo faremo un po' più avanti. Intanto qua ci torneremo ancora. Allora, il posto giusto si dovrebbe trovare, mi sembra, nella parte qua. Giusto? Ehi tu, fai largo. Scordatelo, mi hanno detto di lasciar passare solo i membri. Non sei così pesante. Ora basta, la mia pazienza ha un limite. Spostati, t'ho detto. Ehi Jesse, aspettami. Ehi tu! Non è un buon momento per fare un giro qui dentro. È pericoloso per dei ragazzini. Dei ragazzini, ok. Non c'è bisogno di scaldarsi, siamo venuti solo per dare un'occhiata. Ah, ma tu sei blu. Alessia, non stavo cercando proprio te. Cosa ci fai qui? Il Team Rocket. Lo sapevo, accidenti, quei farabutti del Team Rocket sono solo capaci di combinare guai. Esatto, Gary. E noi non possiamo permettere che continuino a fare quello che vogliono. Proprio così, è arrivato il momento di pensare a un piano. Allora, Alessandro, ci occuperemo di cacciare via il Team Rocket dalla Silp SPA. Come aveva già intenzione di fare. Gary, tu andai insieme a lui. Così potrai dargli manforte. Va bene. Mentre voi fate la vostra parte, io andrò in giro per Kanto a fare una bella lezione a tutti i membri del Team Rocket che troverò. Uno di loro saprà dirmi sicuramente dove si nasconderà il loro capo. E già che ci sono, farò anche un salto alla Lega Pokémon per informarli di tutto. Fantastico. Sarebbe uno spettacolo se anche i Super 4 potessero darci una mano. Bene, allora dividiamoci e mettiamoci all'opera. Anzi, prima di cominciare, Alessandro, Gary, se devo essere sincero, non ho idea di quanto sia forte. Quindi, prima di potermi affidare a voi, voglio vedere di cosa siete davvero capaci. Forza, fatevi sotto. Chi vuole essere il primo? Ok, non lo faremo adesso, non sfideremo Blue in questo episodio, lo faremo nel prossimo episodio. Quindi, non credo di fare altro per il momento, tralasciando di prendere quell'oggetto che c'è l'unico oggetto a Zafferanopoli da prendere. E come lo vai prendere da. Devo tipo scendere da Charizard, è possibile? Ok, sì. Ok, perfetto, quindi nella prossima parte di Pokémon Let's Go Pikachu presumo finiremo tutta
realtà la Sylph SPA. Credo. Anche però se è molto lunga, quello è il fatto. Vabbè, vedrò. Io vi saluto e vi aspetto in un prossimo episodio. Ciao, Lupetti.